Ciao Teresa, io volevo chiederti qualcosa riguardo, diciamo così, alle cause che spingono la gente nei paesi in guerra a muoversi dal loro paese d'origine e poi soprattutto in che condizioni di penuria si trovano questi paesi, come sappiamo, molto difficili da vivere. Ma guarda, scappano loro malgrado, farebbero volentieri a meno di lasciare il loro paese, di solito sono tra l'altro paesi molto belli. Scappano loro malgrado, e questo deve saperlo la gente di qua dell'Italia, che dice ci invadono, sbarcano sulle nostre coste a rubarci il lavoro e cose del genere. Non verrebbero via, se non ci fosse per esempio la guerra. 110 milioni di mine che infestano i paesi poveri, di mine antiuomo che continuano a fare vittime ogni giorno, la fame, l'assenza totale di strutture che gli facciano intravedere una vita dignitosa per loro e per i loro figli. Noi vediamo queste situazioni e vediamo la sofferenza di quelli che dicono, per esempio i curdi, che sono spesso arrivati nel nostro paese, gli afghani poco, perché è molto difficile per loro. Li vediamo costretti da questa cosa. Io credo che sia l'ignoranza, oltre che la cattiveria di una parte della popolazione italiana a ributtare indietro, anche con le intenzioni di ributtare indietro i migranti. Se sapessero, se conoscessero che situazioni vivono, non potrebbero farlo. Senti, Milano com'è come città, diciamo, multiculturale, interculturale, ormai è una parola molto abusata e spesso obsoleta ormai. Tu pensi che la Lombardia come regione multiculturale sappia assolvere a problemi di tipo lavorativo, di tipo di integrazione e cose simili? Allora, Milano e la Lombardia hanno molto bisogno di extracomunitari. Io ho un sogno che le badanti o le colf si possano permettere una settimana di sciopero, sostenuti magari da noi. Se si potessero permettere una settimana di sciopero, tutti i milanesi, i lombardi e gli italiani che non sanno dove mettere il nonno, per esempio, e non si rendono conto di che aiuto fondamentale. Io ho visto famiglie rompersi su a chi tocca il nonno, a chi tocca il vecchio padre. Io non posso perché lavoro, anche io lavoro, eccetera, eccetera. Queste persone che arrivano, peruviane, rumene, eccetera, eccetera, che vengono ad accudire i nostri anziani, sono una ricchezza formidabile. Allora Milano, la Lombardia e l'Italia hanno bisogno dei migranti, assolutamente bisogno. Ma multicultura mi sembra una parola che a Milano non esiste, non ha un posto dove realizzarsi. Milano è una città egoista, Milano è una città gretta. Le comunità locali si ritrovano, credo che succeda anche in altre città, le comunità, gli eritrei in una piazza, gli slavi in un'altra piazza la domenica pomeriggio. Assolutamente non integrati dalla situazione milanese, assolutamente no, proprio non esiste, non c'è proprio la voglia. Oddio, sto facendo naturalmente un discorso generale, poi ci sono delle scuole con degli ottimi insegnanti che lavorano con un'alta percentuale di figli di migranti e che davvero riescono a realizzare questo scambio culturale fondamentale. Conosco scuole a Milano che sono davvero più ricche culturalmente perché tanti sono i bambini di provenienza diversa. Senti, poi ho saputo, tra l'altro, andando ad un incontro organizzato dall'assessore alla cultura di Pontedera, che tu sei cittadina onoraria di Pontedera. Ecco, tu come vedi questa regione per l'accoglienza agli immigrati, per la multiculturalità rispetto a dove vivi tu? Ma io, questo buco nero della democrazia che è la Toscana, tutte le volte che ci vengo, io sono
vorrei restarci. Spero che facciano anche con, non conosco la situazione esatta del rapporto tra i migranti e le istituzioni, spero che si comportino con i migranti altrettanto bene di come mi pare si comportino in altri settori. Voi toscani non avete, dovete andare un po' più in giro, io quando passo Piacenza e comincio a respirare aria di Toscana mi sento meglio, però magari non conosco abbastanza le situazioni. Non voglio impegnarmi nel dar giudizi, mi pare che la Toscana, insomma, per le situazioni che ho visto in giro per l'Italia, la Toscana, ragazzi, è veramente una ricchezza. E senti, rispetto alla possibilità di estendere il diritto di voto ai migranti, cosa ne pensi? Assolutamente favorevole, è una questione di veramente di riconoscere il loro essere qua come parte importante della società italiana, assolutamente. Mio Dio, quando vedo chi vota in Italia ci manca altro, cioè sono scandalizzata per alcune facce di persone che votano, e non solo votano, fanno anche quelli che utilizzano i voti, per cui figuriamoci, i migranti hanno facce più belle e spesso molto più intelligenti. Una domanda rispetto al problema immigrazione pace, pensi che ci possano essere, diciamo, delle strutture che possano favorire la pace anche nei paesi in guerra, a prescindere dalle organizzazioni non governative? Io credo che la pace si costruisca creando le condizioni perché la gente non sviluppi voglia di guerra. La pace la si costruisce mettendo la gente in condizioni di avere delle prospettive. Allora, la costruzione della pace in questi paesi passa, secondo noi, dall'avere la possibilità di lavoro, di scuole, di lavoro per le donne, eccetera. Si fa invece il contrario, insomma, lo sappiamo, c'è una grande rapina rispetto ai paesi del terzo mondo, e poi ci stupiamo che cresca una predisposizione alla violenza e all'odio. Non ci dobbiamo stupire per niente. A me è capitato di vedere in Afghanistan un banchino dove venivano arruolati per la guerra, dai talebani, dei giovani che prendevano uno stipendio bassissimo per fare la guerra. Ma se avessero delle possibilità di lavoro, di sviluppo, di andare a scuola, sceglierebbero di fare la guerra? Sicuramente no. Per cui sicuramente la costruzione della pace, che poi viene anche a vantaggio dei paesi che sono in pace o che credevano di essere in pace fino a un po' di tempo fa, fin quando non si sono visti il primo attentato che aveva come sfondo non la giungla o il deserto ma lo skyline di New York, e allora il mondo si è reso conto che non si è più sicuri da nessuna parte. Ma va a vantaggio di tutti questa costruzione delle condizioni che favoriscono la pace. La pace la si costruisce mettendo le persone in grado di avere delle prospettive. Io credo che sia proprio questo. Il kamikaze con la cintura imbottita di tritolo è una povera persona che non ha prospettive nella sua vita. I nostri figli, che hanno le prospettive, non andrebbero a farsi esplodere su un autobus o in una discoteca. E noi occidentali come veniamo visti quando andiamo lì, sia pur per questioni di pace? Non ci vedono. Per esempio il personale di emergency non è mai stato visto come occidentale, come dici tu, fino a poco tempo fa. Adesso, da quando la guerra ha portato come corollario portiamo anche gli aiuti, portiamo anche le organizzazioni umanitarie, da quando le organizzazioni umanitarie, alcune o molte organizzazioni umanitarie di tutto il mondo, sono arrivate a seguito degli eserciti,
e questo è successo in Afghanistan e questo è successo in Iraq, la situazione per il personale delle organizzazioni umanitarie è diventata molto molto più grave, più pesante, più pericolosa. Non si distingue più, siccome tutti dicono di essere lì a portare la pace, anche quelli che portano l'elmetto e i carri armati, e allora si tende a non distinguere più. Tu sei occidentale, tu sei per esempio italiano, e questa è una situazione che sta drammaticamente complicando la situazione. Il nostro personale internazionale a Kabul da parecchio tempo fa soltanto il tragitto casa ospedale, ospedale casa, e la casa sta di fronte all'ospedale, non si va in giro perché è pericoloso, anche se siamo lì molto molto conosciuti e molto molto amati, però la situazione è pericolosa. Grazie allora. Buon lavoro. Grazie.